parola agli altri del gruppo di lavoro e gestisco la chat. Chi vuole intervenire lo scrive in chat in modo tale che tengo presente, tengo la lista degli interventi. E poi la volta prossima facciamo una rotazione, vediamo che lo faccia qualcun altro. Devo prendere un foglio. Dai, direi che cominciamo. Va bene. Poi gli altri, visto che la riunione verrà registrata, seguiranno la registrazione. Vado? Sì. Allora, noi come Coordinamento Territoriale Lodigiano per il diritto alla salute. L'ultima volta che ci siamo riuniti in assemblea è stato il 4 di agosto scorso e in quella seduta, in quella data, abbiamo approvato una prima ipotesi, una prima piattaforma che è stata elaborata dal gruppo di lavoro che era stato delegato a fare questo pezzo, insomma, di intervento. A questo gruppo di lavoro, in quella riunione dell'assemblea, in quell'assemblea, scusate, del 4 agosto, è stato dato l'incarico di perfezionare l'assemblea, scusate, di perfezionare la piattaforma e di aggiornarla a seconda dei processi che si venivano a creare. E quindi avete ricevuto ieri con questa convocazione una piattaforma diversa da quella precedente perché il gruppo di lavoro ha continuato a riunirsi, a trovarsi via web e ha aggiornato la piattaforma. Sempre il 4 di agosto abbiamo assunto un'altra decisione che è stata quella di chiedere un incontro all'ASST, un incontro tramite una lettera raccomandata, tramite, inviata via PEC attraverso Peppo, con il quale si chiedeva un incontro e si allegava alla piattaforma. Si chiedeva l'incontro perché a quell'epoca la situazione più drammatica era il fatto che c'erano 40-50 mila tra visite, interventi chirurgici, radiografie, eccetera, che erano arretrate, erano state ferme, erano arretrate nella nostra zona, nella nostra rete territoriale. E quindi si chiedeva, prima di tutto, si voleva evidenziare l'SST, la preoccupazione rispetto a questa situazione, si voleva chiedere che assolutamente si prendesse la normalità, della cura e, l'altra cosa che si, cominciasse a ragionare in previsione di una ripresa della pandemia in autunno per non farci trovare, impreparati. Con tutta una serie di articolazioni di proposte. La SST, e in quella lettera abbiamo chiesto una risposta ai sensi della legge 142, che prevede una risposta entro 30 giorni. Sono passati 30 giorni, non c'è stata nessuna risposta. Attraverso Peppo è stata mandata un sollecito ai primi di ottobre e non c'è ancora nessuna risposta. Di fronte a questa questione, la SST è inadempiente, ha fatto delle omissioni, insomma, inadempiente rispetto alla legge 142. E quindi questa sera uno dei punti che dobbiamo discutere in seconda battuta è che cosa facciamo nei confronti della SST che non ci ha neanche voluto rispondere. E quindi dobbiamo prendere una decisione. Il cuore della riunione di questa sera
è la presentazione e la discussione del nuovo documento di piattaforma, il documento che vi è stato inviato con la convocazione, che prevede una presentazione di carattere generale e poi una piattaforma che a sua volta si articola in proposte di lavoro e in proposte di iniziativa di lotta. Piero, spegni, Piero Mazza, spegni l'audio. Grazie. E quindi la discussione di stasera, il cuore, dicevo prima, è un po' vedere questo documento, provare a discutere sulle iniziative da portare avanti, quindi il programma di lavoro e le iniziative di pressione, di lotta che si possono mettere in campo, stante quando le avevamo pensate avevano un sapore, ovviamente, adesso potrebbero essere un po' riviste, dobbiamo valutarlo stasera rispetto alla situazione pandemica in cui ci troviamo, però il documento comprende anche queste cose. Lo proponiamo perché è importante uscire dalla serata con una posizione condivisa. Ovviamente il documento è in discussione, quindi può essere modificato, integrato, eccetera, eccetera. Non c'è nessun problema. È una proposta che ci permette però di strutturarci come gruppo di lavoro, come assemblea, come coordinamento, farci conoscere un po' di più all'esterno e presentarci nel confronto con le istituzioni più definiti, più strutturati, insomma. E quindi anche questo è un punto che dobbiamo discutere e vedere questa sera, oltre ai contenuti. Dobbiamo strutturarci perché i bisogni di salute sono diventati drammatici. Dicevo prima, 40-50.000 visite specialistiche, interventi, eccetera, che non sono stati fatti, in parte sono stati recuperati, ma dalle informazioni che abbiamo, molte, dopo magari Costantino Bolis può dirci qualcosa, molte non sono state recuperate. Quindi davvero il diritto alla cura, il diritto alla salute viene messo in discussione in questo territorio, non è garantito a tutti. C'è un problema enorme, due problemi enormi, quello dei malati cronici che non riescono a fare le visite di controllo e il problema dei malati oncologici che anche qui non riescono a farsi curare adeguatamente né nel nostro territorio né purtroppo da altre parti. Quindi assolutamente noi abbiamo bisogno di farci del lavoro da questo punto di vista. Adesso ci troviamo, non solo c'è la necessità di recuperare la normalità dell'impianto di cura nella rete ospedaliera, ma c'è la necessità adesso di doverci difendere dalla pandemia che è scoppiata così grandemente anche nel nostro territorio. E tutte queste cose stanno succedendo nonostante che ci siano stati soldi, l'abbiamo visto nelle assemblee che abbiamo fatto, dovreste avere tutti quelli che hanno partecipato alle assemblee i documenti, il governo ha previsto dei soldi, ha dato delle indicazioni per sistemare gli ospedali, per aumentare le terapie intensive, le subintensive, per acquistare i dispositivi, soprattutto per assumere il personale. Sui nostri giornali in questi giorni ci sono state tante dichiarazioni, riuscite a spegnere i video perché mi continuano sulla facciata continuamente il video che si muove e mi viene da vomitare. Scusate, ma è difficilissimo parlare vedendo i video delle persone che si muovono. E, quindi, dicevo, c'era la possibilità di avere i soldi, c'erano le indicazioni su come spenderli, ma non è stato fatto niente. Ieri mattina ho sentito Radio Popolare, il vice ministro all'economia Misiani, che ha detto che il governo ha dato
alla Regione Lombardia i soldi e l'indicazione cogente, proprio gli ha detto devi fare questo con questi soldi, di aumentare le terapie intensive da 983 attuali a 1443. Di questo, diceva, a ieri non era stata fatta l'implementazione nemmeno di una terapia intensiva rispetto a quanto indicato dal governo con una disposizione di legge accompagnata da soldi e da una disposizione normativa precisa con l'indicazione di fare questa cosa. Dicevo prima che nel nostro territorio ci sono state dichiarazioni da parte dei dirigenti della ASST che assumeranno 38 infermieri di comunità piuttosto che hanno previsto l'assunzione di un sacco di personale. Ad oggi, dopo ne parleranno Francesca e Giovanni, non le USCA nel nostro territorio non ci sono, di infermieri di comunità non se ne vede una mazza e il ruolo dei medici di medicina generale è lasciato ancora allo sbando come lo era prima. Quindi la pandemia non ci ha insegnato fino a maggio-giugno, quello che abbiamo passato in quel periodo nel nostro territorio, eccetera, che è stato un territorio particolarmente colpito, non ha insegnato nulla, non ha dato purtroppo per noi indicazioni a questa classe dirigente, al management della SST, di provvedere in modo tale da essere preparati per questa nuova ondata. Questo nel nostro territorio, ma anche in Regione Lombardia, lo sappiamo tutti, per la sua visione ospedalocentrica, per aver eliminato i servizi di prevenzione del territorio. Però noi stasera stiamo parlando del nostro territorio e queste cose qua le stiamo vedendo fortemente sulla nostra pelle. Tornando al documento, su tutte queste cose, visto che la situazione purtroppo è molto molto grave, perché mi è capitato di sentire delle persone in questo periodo che non riescono a farsi curare, non riescono ad avere gli appuntamenti, eccetera, eccetera, e altre persone, parlavo col mio medico curante stamattina, purtroppo loro sono in difficoltà come medici a reperire, a mandare a fare i tamponi, eccetera, eccetera. L'ultima cosa che voglio dire, poi entro nel merito del documento, io ieri ho scritto un post su Facebook, stasera mi ha chiamato il giornale locale Il Cittadino per fare un'intervista, sono andata a ritirare degli esami al CUP e al CUP alla 1:30 ci saranno state 50-60 persone ammassate, completamente ammassate al centro prelievi che è insieme al CUP, per fare il tampone, tutti con in mano la carta per fare il tampone, gente che sentivo le voci che dicevano io ho la febbre, posso passare davanti con la febbre, eccetera. 50-60 persone tutte ammassate, nessun distanziamento, tutte lì a fare il tampone, mandati dai medici o dal pronto soccorso perché avevano la febbre. Io dico che siamo alla pazzia, alla follia, cioè se l'ospedale non si prende cura di questa situazione e lascia così incontrollata la situazione, davvero possiamo dire che siamo messi molto molto male nel nostro territorio. Finisco presentando la prima parte del documento che avete in mano. Abbiamo ritenuto importante inquadrare le proposte di lavoro e le iniziative mettendole in un quadro di riferimento che è un po' il processo a cui abbiamo partecipato e a cui abbiamo assistito dal punto di vista dell'esplosione del Covid nel nostro territorio. Noi abbiamo passato due fasi e adesso siamo nella terza fase. Nella prima fase si può dire che c'è stata l'esplosione del Covid con un intervento solo di carattere preventivo, si è molto giocato sul distanziamento, sui protocolli di comportamento, negli ospedali ci si è arrabattati con cure sperimentali e con tanta volontà da parte dei medici, degli infermieri e dei paramedici,
ma di fronte a un'evidenza nuova, insomma, a un problema completamente nuovo. E quindi davvero è stato un periodo molto complicato, molto difficile, quello che ci ricordiamo tutti, per cui passavano qualche centinaio di ambulanze al giorno verso l'ospedale di Lodi. Poi c'è stato il periodo del lockdown parziale, quindi la famosa zona rossa, e poi quello generale. Questo ha prodotto, questa situazione di difficoltà ha prodotto quello che dicevo prima, che si sono chiuse tutte le possibilità di cura nella rete ospedaliera del Lodigiano. Quindi i diritti delle persone di farsi curare sono andati a farsi benedire, e i LEA, i famosi LEA, sono completamente saltati. In questa situazione ci sono stati ambiti di omissione rispetto alla cura, quindi anche questa cosa dobbiamo tenerla presente nei confronti di un'eventuale azione verso la SST. C'è stata un'azione di omissione di cura in quel periodo. C'è gente che è stata male, c'è gente che è stata veramente molto male, che ha perso la salute per questa la non possibilità di farsi curare. E c'è stato anche un ambito di inosservanza dei protocolli, perché ad esempio tutti i protocolli sulla questione del lavoro, al di là dell'essere dichiarati dagli organismi competenti e consegnati ai datori di lavoro, di fatto poi non si è agito nessun controllo rispetto ai luoghi di lavoro, tant'è che se avete visto oggi il report dell'INAIL dice che sono stati 54.900 infezioni di Covid nel mondo del lavoro e 1.900 solo nell'ultimo mese. Quindi quello è un ambito che non è stato assolutamente preso in considerazione. C'è un'inosservanza molto, molto grave da parte delle istituzioni preposte, da parte della SST. Però, visto poi che si è entrati in estate e che il virus è diventato meno forte, si è pensato di sfangare questa roba qua, e quindi si è entrata in una seconda fase dove si è dichiarato la fine del lockdown e i protocolli di convivenza, eccetera, sono diventati un po' più laschi. In questa fase non c'è stata nessuna disposizione organica per la ripresa, né per la ripresa del sistema sanitario e quindi le cure, né di una preparazione per la pandemia, per lo scoppio della pandemia in autunno. Anche di questo noi dobbiamo rendere responsabili la SST del nostro territorio. Noi siamo adesso in una terza fase che è scoppiata e che viene gestita inizialmente. Fino a settimana scorsa veniva gestita con l'unico obiettivo di non chiudere, di non fare un altro lockdown. Oggi le cose non vanno assolutamente bene, ci sono dei protocolli che chiudono parzialmente la sera, eccetera, eccetera, la scuola superiore, ma ad esempio non si fa nessun lavoro serio sul mondo del lavoro e sulla questione dei trasporti. Noi stiamo davvero rischiando molto in questo periodo. Quello che abbiamo bisogno di fare è di non mollare, di non stare a guardare. Se vogliamo, come cittadini e cittadine, per noi, ma soprattutto per tante persone che non sono in grado di farsi sentire e che subiscono questa situazione, abbiamo bisogno davvero di strutturarci, di rafforzarsi come coordinamento, mettere in campo del lavoro concreto e provare a fare delle iniziative di pressione per raggiungere degli obiettivi che sono la tutela della salute di tutte le persone che abitano questo territorio. Do la parola a Giovanni Bricchi per vedere le proposte di lavoro e poi a Francesca Di Bella per le proposte di iniziative, però se c'è qualcuno che nel frattempo vuole intervenire, vuole fermare, eccetera, vuole dei chiarimenti, vuole fare dei suggerimenti, lo scrive nella chat che gli do la parola. Se c'è qualcuno,
o se andiamo avanti con la proposta organica e poi discutiamo dopo, direi. Vado io quindi, Sì, Giovanni vai Brizzi. Giovanni. Sì. Ok, buonasera a tutti. Io e Francesca ci siamo divisi la seconda parte del documento che vi è stato inviato, che ci è stato inviato a tutti insieme alla convocazione di questa dell'assemblea di stasera. Io dovrei affrontare la parte delle iniziative nel periodo di fase 2, Francesca nel periodo di fase 3. E qui occorre assolutamente una premessa, lo diceva già Silvana prima. Noi abbiamo iniziato a lavorare nei nostri gruppi di lavoro e nell'assemblea generale. A luglio, diciamo, quindi in piena fase 2, no? Quindi nella fase in cui poi un po' tutto il paese si è rilassato e magari anche un po' da quello ne sono nate le conseguenze che vediamo noi oggi. Ma comunque, per tornare al nostro lavoro. Anche questo documento che abbiamo inviato insieme alla convocazione dell'Assemblea, abbiamo iniziato a scriverlo quando eravamo, pensavamo di essere ancora nella fase 2, mentre negli ultimi giorni, mentre finivamo di scrivere questo documento, l'aumento esponenziale della curva dei contagi ci sta facendo uscire in fretta dalla fase 2 e ci sta già facendo entrare drammaticamente nella fase 3, in quella che purtroppo si temeva che potesse arrivare in autunno e forse sta arrivando anche prima del previsto. Per cui io parlo adesso delle iniziative della fase 2, ma in realtà queste iniziative le faremo già nella fase 3, perché già ci siamo con due piedi nella fase 3. Allora, la prima iniziativa che abbiamo pensato di proporre all'Assemblea di stasera è una lettera di diffida alla SST di Lodi per non averci risposto alla lettera che abbiamo mandato agli inizi di agosto. Lo ricordava già prima Silvana, noi a luglio abbiamo approvato poi in assemblea una piattaforma che si può riassumere grossolanamente in tre punti, no? Il recupero, cioè le nostre tre istanze erano il recupero delle circa 50.000 prestazioni che erano state sospese, erano molte di più, un 90.000, poi dopo quando noi ci siamo messi a lavorare un 40.000 prestazioni erano già state recuperate verso luglio e ne mancavano ancora da recuperare prestazioni di tutti i tipi. Dal punto di vista sanitario, quindi interventi, analisi, eccetera. E una delle nostre, la prima delle nostre rivendicazioni era e che volevamo porre alla SST attraverso la richiesta di incontro che avevamo fatto all'inizio di agosto, era proprio di accelerare questo processo di recupero di tutte le prestazioni sanitarie che erano state sospese durante l'emergenza Covid. Le altre due istanze erano di conoscere, perché non le conoscevamo e non le conosciamo neanche adesso, le determinazioni che la SST e l'ATS hanno messo in campo per concretizzare quanto previsto dai decreti legge. Dei
della primavera e dalle delibere regionali rispetto al piano di riordino della rete ospedaliera e come usiamo dire noi nei nostri documenti, al potenziamento della rete territoriale, della rete sanitaria territoriale, no? La determina la determinazione di cui si parlava, la delibera regionale nel nostro documento era determinazione in ordine al reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali, nella quale era previsto, fra le altre cose, anche l'assunzione di quei 38 infermieri di comunità di cui parlava già prima la Silvana. Quindi noi chiedevamo l'incontro con la SST ad agosto per discutere di tutte queste questioni che ho appena detto, dando un termine alla SST per la risposta, che è il termine 1, e che è un termine di 30 giorni. Quindi noi ci aspettavamo, anche se non eravamo così fiduciosi che ciò potesse avvenire, in una risposta verso i primi di settembre, quindi di poter fare un incontro entro settembre, invece questa risposta non è mai arrivata. Ad inizio ottobre abbiamo inviato un sollecito, ma ad oggi, che siamo al 22 di ottobre, non è ancora arrivata nessuna risposta da parte della SST. Pertanto la prima iniziativa che noi proponiamo all'Assemblea, che il gruppo di lavoro propone all'Assemblea stasera, è quella di inviare una lettera di diffida alla SST di Lodi per non averci risposto alla richiesta di incontro di agosto, ed anche però cercando di inserire in questa diffida tutta un'altra serie di diffide in merito a inadempienze che la SST inadempienze della SST in questo nel periodo, diciamo, della fase 2 dell'emergenza Covid. In particolare abbiamo elencato nel documento che è stato mandato 3-4 iniziative che riguardano strettamente le inadempienze della ASST. La prima è quella relativa alle liste di attesa, che ha a che fare con quello che ho detto prima, cioè con la sospensione delle attività durante il Covid, il mancato recupero di queste attività che inevitabilmente ha allungato le liste di attesa per i pazienti che erano in attesa di fare visite e quant'altro. In particolare la SST di Lodi non ha rispettato i piani nazionale e regionale sul governo delle liste di attesa. La regione stessa è stata inadempiente da questo punto di vista, perché il piano nazionale è del 2019 e la regione Lombardia ha deliberato in questo senso con mesi di ritardo. La SST è inadempiente, ed è inadempiente nel rapporto con i cittadini tutte le volte che un cittadino che è in attesa o che prenota una prestazione è costretto contro la sua volontà, diciamo così, senza la libera scelta, di fare ricorso all'attività libero professionale intramuraria o
rivolgersi ad una struttura privata perché l'attività sociosanitaria pubblica non è in grado di fornire all'utente, al cittadino, la prestazione richiesta. Inoltre, sempre il piano nazionale per il governo delle liste d'attesa prevederebbe il blocco dell'attività libero dell'intramenia nelle strutture pubbliche quando i tempi di attesa non sono rispettati, proprio per dirottare tutta la capacità operativa delle strutture sull'esaurimento delle liste d'attesa. Quindi su questa cosa la SST è inadempiente, e anche su questo nella diffida alla SST proponiamo di inserire una diffida esplicita su questo aspetto. L'altra iniziativa è appunto una delle questioni che avevamo messo anche nella nostra prima piattaforma, cioè la verifica della ripresa delle attività della SST, cioè finita la fase 1 dell'emergenza sanitaria, della pandemia, le attività ordinarie, tutte le SST, avrebbero dovuto riprendere. Ciò non è avvenuto, o comunque non è avvenuto come previsto dalle deliberazioni, dalle norme di legge. Quello che è stato fatto è stato fatto anche in assenza di un piano organizzativo che era previsto dalle deliberazioni regionali. Di questo ne abbiamo avuto conferma negli ultimi giorni, e quindi sono state prese delle iniziative estemporanee per cercare di recuperare le prestazioni non erogate e per cercare di riprendere, almeno nei termini previsti dalle deliberazioni, che prevedevano appunto la ripresa graduale di almeno il 60-70%, ma si poteva andare anche oltre. E questo, rispetto a questo dato, noi non abbiamo, non riusciamo a dire quante prestazioni ad oggi siano state riprese rispetto a quelle sospese durante il Covid, però anche quello che è stato fatto in assenza dell'elaborazione di un piano organizzativo che doveva essere fatto, e quindi anche su questo aspetto formale la SST di Lodi è inadempiente. Noi avevamo messo nella nostra prima piattaforma il fatto che gli ospedali, cioè la rivoluzione degli ospedali lodigiani, che era stata messa in atto durante i mesi di marzo-aprile, avrebbe dovuto essere riportata a norma, cioè riportata alla situazione precedente al Covid il più possibile. Noi abbiamo visto che nel mese di settembre la situazione più evidente è stata quella del ritorno dei reparti all'ospedale di Casale, reparti che erano stati portati nei mesi primaverili a Codogno, però anche da questo punto di vista il ritorno dei reparti da Codogno a Casale è stata parziale, e anche i reparti che sono ritornati non funzionano a pieno regime, e oltretutto da questa settimana
siccome per l'appunto è ripartita, sta ripartendo purtroppo la fase 3 della pandemia, in tutti i reparti, cioè in tutti gli ospedali dell'Odigiano, stanno già riaprendo i reparti Covid sostanzialmente, no? Abbiamo visto una nota della SST che è stata mandata alle organizzazioni sindacali, nella quale la SST informa le organizzazioni sindacali che saranno attivati nei prossimi giorni, in parte lo sono già stati, 76 posti letto dedicati ai pazienti Covid. 36 nell'ospedale di Lodi, di cui 18 sono già attivi, 20 nell'ospedale di Codogno e 20 nell'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano. In più a Sant'Angelo stanno per aprire un reparto con 40 dove verranno attivati 40 posti letto per la sorveglianza attiva, cioè per tutti quei pazienti o asintomatici o paucisintomatici che non possono stare a domicilio, quindi vuol dire a casa propria o nelle case di riposo, se sono anziani che ricoverati in case di riposo. E quindi cioè, diciamo, la fase 3 negli ospedali lodigiani sta già ripartendo, ed evidentemente questo probabilmente non permetterà di recuperare le prestazioni che non sono state recuperate nel periodo invece in cui la situazione era un po' più tranquilla e non c'erano pazienti Covid in ospedale. Quindi l'altra nostra rivendicazione che proponiamo all'Assemblea stasera è comunque anche in questa fase di chiedere alla SST di confermare il massimo sforzo per recuperare le attività sospese. Poi c'è l'iniziativa, l'altra iniziativa che proponiamo è quella sulla rete territoriale di servizi. Anche qui ci sono delle inadempienze da parte della SST che non ha predisposto i piani organizzativi che le norme prevedevano. Ed anche dei 38 infermieri di comunità che le delibere regionali prevedono che dovessero essere assunti dalla SST e di cui ha parlato recentemente anche sui giornali il direttore sociosanitario, noi non ne vediamo l'ombra. Anzi, sappiamo, perché siamo andati a spulciare le delibere della SST, che da giugno a settembre sono stati assunti 33 infermieri dalla SST di Lodi, ma questi 33 infermieri che sono stati assunti sono andati a malapena a coprire il turnover, cioè a coprire buchi di infermieri che nel frattempo sono andati via. E comunque non c'è evidenza del fatto che nessuno degli infermieri assunti sia stato inserito nei programmi dei servizi territoriali nei quali dovrebbero lavorare appunto gli infermieri di comunità in rapporto stretto con i medici di base e con le USCA. Anche sulle USCA, dai dati in nostro possesso, dovevano essere aperte già da questa primavera 3 USCA nel territorio lodigiano. La legge prevede,
vedeva e prevede ancora che venga aperta un'USPA ogni 50.000 abitanti. Noi però siamo dentro nel grande contenitore della ATS di metropolitana, per cui le USPA che spettavano al territorio lodigiano erano tre. Però noi abbiamo notizia di un'unica USPA che è stata aperta nel presidio ospedaliero di Sant'Angelo Lodigiano e non abbiamo nemmeno contezza di quanto questa USPA abbia lavorato questa primavera e se stia ritornando a lavorare in questo periodo di ripresa dei contagi. Quindi l'altra rivendicazione che noi vogliamo proporre questa sera all'Assemblea è una diffida alla SST implementare tutto quello che prevede la legge e le stesse delibere regionali in merito alla assistenza sanitaria territoriale che considerata da tutti essenziale per cercare di tamponare la situazione dell'allargamento del Covid sul territorio per evitare poi che le strutture ospedaliere, le terapie intensive eccetera si intasino come è successo in primavera. Ecco, queste sono le iniziative che noi proponiamo di mettere in campo nei confronti diretti della SST. Poi ci sono altre iniziative che credo riprenderà la Silvana alla fine, relative a presidi di informazione di denuncia, che adesso con le nuove disposizioni dell'ultimo DPCM dovremo vedere anche come poterle fare. E io ho concluso e lascio la parola a Francesca sulle iniziative legate alla fase 3. A te, Francesca. Sì, allora, dopo che avete illustrato la situazione precedente e le iniziative legate alla fase 2, posso dire questo, che gli scopi principali che sono stati perseguiti durante la fase 2 sono stati certamente legati all'impedimento della trasmissione, dando ai cittadini delle informazioni di tipo comportamentale, per cui il distanziamento sociale, l'indossare le mascherine, l'igienizzare le mani e così via. E poi ovviamente c'è stata una particolare attenzione sulla gestione dei contagi, per cui attraverso la quarantena e l'isolamento e con il coinvolgimento dei medici di medicina di base, diciamo, è stato possibile controllare, o si è tentato insomma di controllare attraverso questi strumenti, attraverso il test sierologico piuttosto che il tampone e appunto poi gli strumenti dell'isolamento o della quarantena, si è tentato di gestire la diffusione del contagio. Ora questa fotografia, questo sistema è in difficoltà. Questi strumenti in questo momento non sono più sufficienti, tant'è che è lo stesso direttore sanitario della TS di Milano che ha prestamente dichiarato: non riusciamo più a tracciare tutti i contagi e a mettere attivamente le persone in isolamento. Questo evidentemente perché, come dire, con la riapertura, con la fine del lockdown, è diventato più difficile tracciare, più difficile seguire gli spostamenti, individuare i contatti. Insomma, rispetto a queste modalità è diventato molto, molto più difficile frenare il contagio.
Dobbiamo anche dire che qualche giorno fa, era il 19 di ottobre, la SST di Lodi ha inviato all'RSU un piano di riorganizzazione correlato alla crescita dell'emergenza sanitaria in atto, e con questo piano si prevedeva l'attivazione di posti letto per pazienti Covid acuti e subacuti. E questa è la dimostrazione che questa seconda fase, che appunto ormai è fase 3, non è più in grado di gestire il contenimento del contagio. Quindi come possiamo ridurre il contagio? Riteniamo che nella nostra piattaforma, insomma, noi riteniamo ed indichiamo due riferimenti, due luoghi sui quali agire per contenere il contagio. Le strutture sanitarie, per cui gli ospedali, i pronto soccorso, gli ambulatori territoriali, i medici di medicina generale, eccetera, e i luoghi di produzione, i luoghi di lavoro. Qui c'è una nota, l'avrete vista, in cui si dice che l'INAIL ha ricevuto 52.209 denunce di infortunio a seguito di Covid-19. Io però vorrei dare una specifica rispetto a questo dato. L'INAIL le ha ricevute queste denunce, non è detto che vengano tutte riconosciute però, non è detto che venga riconosciuto l'infortunio sul lavoro, perché mentre per chi lavora nell'RSA e negli ospedali in qualche modo è scontato che abbia contratto il virus sui luoghi di lavoro, più difficile è dimostrare che la contrazione del contagio sia avvenuta in un luogo di produzione differente, perché poi devi dimostrarlo che ti sei ammalato sul posto di lavoro e non invece a casa o fuori. Quindi qui ci tengo a dire che poi è l'INAIL che esamina i casi e riconosce o nega l'infortunio. Allora, innanzitutto che cosa pensiamo di fare rispetto alle difficoltà nella riduzione del contagio, nel tracciamento dei contatti e così via? Allora, innanzitutto è necessario verificare se la SST ha provveduto all'applicazione del POG, e il quale contiene delle procedure operative per il contenimento e gestione dell'infezione da Covid, e l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio. Quindi queste sono le due cose che dobbiamo verificare. Qualche tempo fa, l'ha detto, se non sbaglio, o Giovanni o Silvano, che avevamo fatto una verifica rispetto alla redazione del POG, e fino a qualche giorno fa non era stato ancora redatto e c'è stato risposto che era in via di redazione. Quindi intanto verificare che il POG ci sia e appunto che sia stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi. Poi altra cosa che rientra nel che fare è la costituzione dei comitati aziendali e i comitati territoriali. Non in tutti i luoghi di lavoro i comitati aziendali si sono formati. E la costituzione dei comitati per le finalità del protocollo, che coinvolgono la SST e altri soggetti istituzionali, tra i quali i sindaci. Quindi bisogna anche verificare che questi comitati siano stati istituiti. Per quello che riguarda i comitati aziendali, anche qui aggiungo un elemento. Nelle realtà più strutturate i comitati ci sono e normalmente prevedono il coinvolgimento dell'RLS, dell'RSU, insomma, di lavoratori che già si occupano della sicurezza in qualche modo. Altrove, laddove non ci sono o RLS o RSU, o sono realtà più piccole o meno sindacalizzate, i comitati, è chiaro, non ci sono. Entrare in tutte le realtà di lavoro e verificare è una sfida, nel senso che normalmente questo, come dire, dovrebbe partire proprio dai lavoratori, dalla loro sensibilità, ma soprattutto io dico dalla loro paura, perché questi sono strumenti di tutela dei lavoratori e dovrebbero essere loro, se anche non sanno che ci sono questi comitati,
contattare le organizzazioni sindacali e chiedere come ci possiamo muovere, quali sono gli strumenti a nostra disposizione. Chiedi ai tuoi soci. No, è per me. Non è un riferimento a me, giusto, è un intervento. E poi verificare se i comitati aziendali hanno provveduto all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio e controllare l'attività di questi comitati. E oltretutto dobbiamo anche sottolineare il fatto che il comitato territoriale, per esempio, nel Lodigiano non è mai stato costituito. E quindi anche da questo punto di vista, così come sono carenti i comitati aziendali, perché non in tutti i luoghi di lavoro ci sono, anche su questo evidentemente dobbiamo farci promotori rispetto alla costituzione di questo comitato territoriale. E la parte conclusiva la espongo io. La parte conclusiva della piattaforma si propone di dare l'avvio ad una serie di azioni in modo che la piattaforma diventi una vera e propria un vero e proprio piano emergenziale e prevede, come avete anche letto, tre obiettivi, tre punti. Intanto indire una conferenza stampa in cui si espongono i contenuti di questa piattaforma e l'avvertenza e le azioni che appunto prevede. Coinvolgere i sindaci, quindi coinvolgerli rispetto ai contenuti di questa piattaforma e poi prevedere anche dei presidi sul territorio organizzati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per cui col distanziamento, prevedendo un numero limitato di persone, eccetera. Però giusto per dare appunto visibilità, per incontrare la gente, per coinvolgerli e per sensibilizzarli. E poi magari anche per verificare se queste persone, se questi cittadini sono lavoratori e se sui posti di lavoro, sui propri posti di lavoro hanno attivato meno i comitati aziendali. E poi laddove i comitati aziendali si sono costituiti, creare una rete di questi comitati in modo da unire le forze e raccordarli, magari trovando anche dei momenti assembleari per un confronto. Queste sono sostanzialmente le azioni conclusive della piattaforma, che come vedete ha fatto un po' una cronologia e ci ha raccontato quello che è successo fino adesso e quali sono state le carenze del sistema sanitario, le previsioni normative, ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto, e prevede anche dei che fare, cosa dobbiamo fare. Chiudo e tolgo anche il video, così non mi vedete più. Okay. Disattivo anche l'audio. Mi ha mandato un successo. Chi vuole intervenire può farlo direttamente o per ordinare la discussione se scrivete nella chat oppure aprite il microfono e facciamo la discussione, vediamo se c'è qualcuno che vuole dire delle altre cose sulla situazione locale e poi entriamo nel merito del documento, delle iniziative da fare, insomma. C'è qualcuno che vuole intervenire? Che vuol dire qualcosa? Che cazzo, non so che ne vuoi dire.
per rompere un po' il ghiaccio, io volevo chiedere se voi conoscete un po' la situazione, cioè quello, le cose che sono state dette, se vi ritornano rispetto al fatto che le persone non possono essere curate, che l'organizzazione dentro la nostra SST è un disastro dal punto di vista sia manageriale che dal punto di vista organizzativo. Sono riuscito, ho scritto io, non è venuto fuori niente. Ma adesso è aperto il video. Va bene, allora, però non ha l'immagine. Chiedigli di parlare. Fai su un micro. C'è qualcuno? Sì, io. Chi è user? Io. No, Achille Zasso, se è possibile. Ok, vai. Ah, ecco perché non riuscivo. Dunque, allora io concordo con il documento che è stato fatto e la serie di proposte e di programmi che sono stati presi dal coordinamento. Volevo innanzitutto aggiungere una cosina, che è questa. Sì, a tutti gli altri problemi che sono stati bene si aggiunge, mi pare che si aggiunga in questo momento, credo almeno a Milano, io vengo da Milano, il problema della vaccinazione dei vaccini. Non so come sia la situazione voi, però a Milano si sta creando una situazione paradossale, gravissima, perché in primo luogo i vaccini non ci sono. I medici rifiutano se possono, i medici di base, rifiutano se possono di fare il vaccino. Mancano però alla base le quantità di vaccino necessario per almeno alcune categorie, alcune classi. Quindi questo è un problema che è molto presente, almeno in questo momento. E anche in altre città, per esempio, sapevo se ho saputo a Saronno, che è lo stesso. Allora, ecco, dunque, sì, partendo dall'inizio, molto brevemente, cercando di essere molto breve. Allora, il punto era, l'obiettivo di questo programma, era giustamente quello di non farsi trovare. E di fatto, per quanto riguarda il momento, proposte le ha fatte, non si è fatto trovare, ma impreparata è la sanità, sono le ASST, che davvero hanno lasciato scadere questo periodo di tempo utile per fare alcune cose che potevano essere fatte. E invece mancano fondamentalmente. Quindi le inadempienze sono lì. Ed è giusto fare delle lettere di diffida, sia sul fatto che non hanno risposto alla vostra richiesta di informazioni, alla vostra richiesta di avere una risposta, sia anche su tutta un'altra serie di inadempienze che sempre più emergono e sono gravi da parte dell'AST e che naturalmente creano una caduta verticale dell'assistenza, della salute da dare ai cittadini. Questo mi pare che sia un dato fondamentale. E quindi va benissimo la stampa, va benissimo coinvolgere i sindaci, non dimentichiamo mai, lo sappiamo tutti, i sindaci sono i titolari, i primi titolari difesa della salute, quindi rispondono in prima persona. Architettura fatta in tempi più recenti che magari stabiliscono architetture che stabiliscono diverse. Allora, ecco, quindi diciamo in osservanza, ecco, sia per quanto riguarda le richieste fatte, e sia per quanto riguarda la politica le fabbriche di controllo dei protocolli
delle convenzioni e la costituzione dei comitati che devono controllare, che devono essere, presiedere alla difesa della salute. Quindi su queste cose io sono perfettamente d'accordo. Ecco, quello su cui volevo sottolineare le difficoltà, le perplessità, sono che in una fase come questa manca, ed è una cosa ovvia, banale, manca, almeno molte zone, da quello che vedo io, una capacità di reazione, di risposta, di mobilitazione da parte dei sindacati, in luogo, delle associazioni, che naturalmente rendono la situazione più difficile, perché sul piano strettamente, diciamo, del confronto è più che giusto, più che possibile che vengano fatte delle richieste, vengano contestate delle esigenze, però se manca alla base la mobilitazione, una capacità, una risposta, diciamo, quando una parola molto, questo diciamo comporta, crea e aumenta le difficoltà a ottenere di fronte a una fase che è chiaramente di aggravamento. Lo vediamo tutti, e basta vedere poi, paragonarci, se, sperando di non ripetere lo stesso percorso, ciò che avviene in altri paesi, Francia, per esempio, quello è vero, è presumibile, purtroppo preventivabile, una situazione che porti a quelle conseguenze estreme. È un disastro. Naturalmente un disastro dal punto di vista economico. Ecco, queste cose qua, solo queste cose qua. Ecco, naturalmente, per esempio, la questione delle USCA, che non esiste, non sono state fatte. I medici di base, anche i medici di base, noi sappiamo che a Milano solo il 25% avrebbe accettato di fare i tamponi. Non ci sono luoghi, no? Penso che qui diverso, ma non ci sono luoghi a Milano dove si possono fare i tamponi in sicurezza, ammesso che i medici siano disponibili o che quella parte di medici sia disponibile. Quindi una situazione che è tragica, senza esagerare e senza minimizzare cose, i fatti, ma sicuramente drammatica, fortemente drammatica. Anche per le previsioni, alle quali previsioni bisogna cercare di contrapporre giusto quello che di fare, ma bisogna anche creare magari altre forme, altri modi, ulteriori forme, ulteriori modi di soluzione da esercitare in tutte le AST, sulle ATS, sulle ATS, perché naturalmente limiti, faccia le cose che non ha fatto finora e quindi limiti il pericolo di senza misura, proprio veramente molto molto immortale, oltre che problemi della sussistenza, della sopravvivenza materiale e fisica. Ci sono altri? Sono Valerio. Volevo completare brevissimamente quello che ha ripreso Achille da Milano. Non volevo solo spiegare un po' ai compagni dell'Odigiano, in parte lo sanno ma in parte no, quello che stiamo tentando di fare noi come comitato di due ospedali, che abbiamo fatto il 13 un'assemblea a Milano cercando di far venire tutto quello che si sta muovendo, in verità molto poco, sul piano della sanità.
Andrea Aviani, ho mandato dei resoconti filmati molto stringati, ma comunque sufficienti per far capire qual è il clima che c'è oggi a Milano. Perché è evidente che, al di là delle cose che si sono dette, tutte giuste, le critiche, le proposte, eccetera, eccetera, Milano è una realtà molto più complicata e complessa da gestire, anche perché le forze in campo, le nostre, sono limitate. Questo non vuol dire che non si debba tentare di andare avanti. Beh, sappiamo che abbiamo il 7, questa manifestazione al Pirellone, in regione, e vabbè, bisogna tentare di costruirla bene e da questo punto di vista si va. Il nostro comitato, in verità, finora continua a fare, lo faremo anche settimana prossima, volantiniamo sempre, non solo sulla partita dei due ospedali, che in questo momento è ferma, ma è ferma più per incapacità da parte della regione di andare avanti questo programma che non per la nostra capacità di ostacolarlo. Vuol dire che noi continueremo a volantinare, in parte useremo il volantino del 7, quello del coordinamento nazionale, poi dietro aggiungeremo qualcosa di nostro, ma va bene così. È necessario, come sempre, come diceva anche Andrea più di una volta, ma mi sembra evidente, tentare di mettere a rete tutto quello che si può muovere. È chiaro che, ripeto, l'Assemblea del 13 ha fatto vedere che ci sono altre piccole sensibilità, qualche centro sociale, qualche area politica della sinistra di classe, che vabbè, piccola finché si vuole, ma vabbè. Quindi bisogna tentare di mettere in campo, tentare di forzare un po' la mano a tutti questi per portare avanti un po' il programma di resistenza in questa fase che sta ovviamente peggiorando e complicando. Certo, pensare di mettere in campo una resistenza come magari state tentando di fare voi nel Lodigiano, la vedo complicata, però bisogna tentare comunque di muovere quello che si può muovere. E ripeto, dovremo lavorare sempre di più su questo piano, quindi partendo anche dalla vostra esperienza, che direi che è quella più interessante, quella più produttiva, tentare di fare anche noi qualche altra forzatura. Ripeto, tutto da verificare, tutto da lavorare, ma d'altra parte non si può fare altro, e questo è quello che c'è in campo oggi a Milano, e quindi si deve partire da quello che c'è, cercando di fare dei passi in avanti, dei salti di qualità. Grazie. Mamma, come faccio? Ma sì, chiedo una lezione. Ma non puoi mandare una mail a Emilio o a Eugenio? Scusa, è un messaggio. Ferruccio. Franca. Oh. Guarda che ti si sente. Oh, scusami. No, per me. Non è un problema. Un diverbio con... Niente, visto che mi hai chiamato in causa, io voglio... Io lavoro alla TS, la TS Città di Milano, e non posso che testimoniare che al 22 di ottobre siamo di fronte ad una situazione direi tragica dal punto di vista organizzativo, perché non si è ancora organizzato nulla, quasi nulla, una cosa direi fuori da normale. E questa ha tutta una ripercussione, ovviamente dipende dalla regione Lombardia, e noi vediamo che cosa sta deliberando e che cosa sta facendo. Quindi tutto il discorso legato alla ripresa delle attività sanitarie verranno ancora messe in secondo piano, inevitabile, per la situazione che stiamo vivendo ancora in questi giorni. Mi sembra di essere piombata esattamente ai giorni di marzo-aprile. Tutti questi mesi non sono serviti a dare un minimo di preparazione. È inconcepibile, direi quasi inconcepibile. Questa è la mia testimonianza di lavoratrice, per ricollegarmi a quello che ha detto tu, prima Francesca. Tu che lavoro fai? Io sono infermiera. Ok, lavoro nel servizio di prevenzione e salute degli ambienti di lavoro, che penso che sia uno di quei servizi che dia più fastidio e che si è lasciato proprio andare alla deriva, nel senso che siamo sempre di meno
io non sono un ufficiale di polizia giudiziaria, ma per dare un esempio, le forze che possono essere messe in campo per andare a fare i controlli all'interno delle aziende, che comunque abbiamo fatto per applicazione del protocollo, quello che è stato deliberato in aprile, posso fare l'esempio dove sono io, che sono a parte sud di Milano, siamo 4 tecnici, quindi 4 ufficiali di polizia giudiziaria, 2 medici del lavoro e 2 infermiere. Cioè questa è la forza che la TS Città di Milano mette in campo per tenere sotto controllo, uso questo termine, 14 comuni, scusate, adesso ho perso un attimino il conto, comunque tutta la fascia che va da San Donato fino a Rozzano, tutti questi comuni, quindi San Donato, Peschiera, San Giuliano, Melegnano, Mediglia e compagnia bella. E niente, questa cosa noi la viviamo anche male come operatori, no? Perché siamo stati cooptati ultimamente, posto che io ho dato la mia adesione subito volontaria all'inizio dell'emergenza, quindi mi sono occupata del famoso call center e ne abbiamo sentiti e letto su tutti i giornali e così allo sbaraglio, cioè proprio ci siamo dovuti, abbiamo fatto un po' i parafulmini, posso usare questo termine, parafulmini dell'istituzione, ci siamo dovuti documentare noi, stare sempre aggiornati su tutte le varie DPCM che sono usciti, e senza un'organizzazione, niente, cioè proprio questa è la cosa drammatica. Adesso, per esempio, sul sito della TS sarà possibile, spero che funzioni, per tutte le persone che sono a casa con un tampone positivo, prenotarsi direttamente il tampone per la guarigione, e voglio dire, sono tutti passaggi che potevano essere organizzati, ma non da adesso, da mo. Adesso sto guardando su Facebook Fontana, sulla pagina Fontana, che è un post, con un click ognuno potrà andare a vedere l'esito del suo tampone sul famoso fascicolo sanitario elettronico. Per, penso, 2 mesi, tutte le telefonate che abbiamo ricevuto al call center, l'85% era gente disperata che aspettava questo esito del tampone e che non c'era verso. Scoprivano in quel momento che potevano vederlo sul fascicolo elettronico e quindi scoprivano anche come poter accedere a questo fascicolo elettronico. E che non è semplice, considerando che uno era in casa in isolamento e non poteva uscire. Quindi non avevano la possibilità di essere abilitati attraverso la carta sanitaria, e quindi spiegavi lo SPID, però non è una cosa così semplicissima. E che Fontana va a pubblicizzare oggi, 22 ottobre, puoi andare a vedere da oggi con un click, puoi trovare il tuo risultato, a me fa arrabbiare, cioè nel senso quando questa cosa era una cosa che è mesi che si può fare così. Il problema è che i risultati devono essere caricati sul fascicolo sanitario elettronico. Quindi capita molto spesso che i fascicoli elettronici non vengono tenuti aggiornati in tempo reale e utile, e quindi il solito giro di telefonate di persone che stavano tutto il giorno attaccate al telefono è perché sul loro fascicolo non c'era niente, e noi con il nostro piccolo strumento che avevamo, che era quello di poter accedere al database, non potevamo vedere nulla comunque, perché se non vengono caricati sul fascicolo di conseguenza non sono stati presi in carico da TS. Quindi, tornando alla questione della SST di Lodi, che non risponde,
Ma non rispondono nessuno, nessuna istituzione ha mai risposto. Noi abbiamo sentito adesso le dichiarazioni che hanno fatto Bergamaschi, Micheli, non ce la facciamo più a stare dietro. Ieri quando, o l'altro giorno quando ho sentito che è reale questa situazione, perché noi stiamo vedendo, sentendo persone che hanno fatto il tampone anche 15-20 giorni fa, quindi questa è una cosa che sto dicendo io, ed è vera, purtroppo, reale, quindi non ha senso arrivare a parlare con una persona che è a casa malata, che ha fatto il tampone, che è positivo, con la conseguenza di essere conscio di essere contagiato, e non sentono nessuno, perché non, con le forze che ha messo in campo la TS, non riusciamo, non ce ne sono di storie. E comunque, quello dire, quando ho sentito queste dichiarazioni, la prima cosa che ho pensato, qui stanno preparando ancora una volta il terreno a giustificare di passare questo lavoro ancora una volta al privato, come è stato fatto, se vi ricordate, in agosto con i tamponi a Linate, che a un certo punto salta fuori San Donato e sarà San Donato a fare i tamponi al posto di ATS. E anche questo non è stata la soluzione per le persone, perché San Donato faceva il suo bel tampone e poi non faceva sapere più niente alle persone, e queste attaccate al telefono pretendevano poi da noi, per dire, pretendevano chiaramente, insomma, pretendevano una risposta del famoso numero verde TS. Niente, questa è un po' una testimonianza di lavatrice. Per quello che riguarda invece la questione che ha posto Francesca, voglio tornare un attimo. Allora, i controlli ci sono stati, ripeto, rispetto al numero dell'attività, sono minimi. Sono controlli che sono stati fatti, organizzati anche con la prefettura, giugno, luglio, maggio. Non siamo usciti solo noi come servizio, ma sono entrati in campo anche la Guardia di Finanza, i Carabinieri, quindi sono state visitate le aziende proprio per verificare l'applicazione del protocollo. Per la questione dei contagi, ai lavoratori va spiegato anche molto bene che contatto diretto viene definito, ci sono dei criteri stabiliti, per cui non è che io lavoro in un posto, so che c'è una persona positiva, in automatico io posso averlo preso. No, ci sono dei criteri ben definiti per determinare un contatto diretto. Ecco, questo anche un po' per tranquillizzare, perché proprio oggi ho preso una telefonata da parte di un sindacalista, scusate, che dice, qui la gente è tutta spaventata, qui dovete uscire a fare il tampone, siamo 300 lavoratori. E dico, non esiste una cosa del genere, no? Perché, ripeto, un contatto diretto presuppone che ci sia almeno, bisogna essere a contatto con una persona che ha dei sintomi per più di 15 minuti in uno spazio chiuso a meno di 2 metri di distanza. Il protocollo prevede appunto il distanziamento. Il minimo ci deve essere 1 metro, perché altrimenti tanti luoghi di lavoro non potevano più operare, perché era quasi impossibile. Però almeno è previsto l'uso dei mascherini. Poi questo non voglio dire che in tutti i luoghi di lavoro queste cose vengono osservate, vengono sì, rispettate. Ci vuole anche che una presa di coscienza anche da parte degli RLS, che devono essere loro in primis a mettere una firma, tanto per dire presa visione, e non svolgono un ruolo importante in questa fase. Quindi la SST di Lodi, che è carente, ma come sono le altre strutture ospedaliere, per esempio Vizzolo, e penso che Milano possa confermare,
ha trasferito a Cernusco gran parte di interventi chirurgici, dei piccoli interventi, fino a settembre, per quello che ne so io chiaramente, venivano fatti a Cernusco. Quindi una riduzione c'è stata e sempre chiaramente ha portato a un guadagno esagerato del privato. Voglio dire, fare un altro esempio. Oggi, sempre nell'ambito della mia attività, praticamente 3 persone in casa in isolamento, che qua voglio dire, naturalmente lo sapete già, no? Che dal DPCM che c'è stato la settimana scorsa, quando il 12 ottobre, si sono ridotti i tempi di isolamento, e anche per le persone con un tampone positivo è sufficiente avere un tampone negativo alla fine di 10 giorni di isolamento, che non abbiano chiaramente avuto sintomi negli ultimi 3 giorni, quindi senza sintomi negli ultimi 3 giorni, dopo 10 giorni di isolamento con un tampone negativo sono liberi. Oppure, e questo mi sembra importante, contatti diretti, ok, che sono a casa anche loro in quarantena, dopo 14 giorni di isolamento senza sintomi possono ritenersi liberi e non hanno più, non c'è più nessun obbligo per un tampone. E questo per dirvi che queste 3 persone che potevano considerare chiuso il loro discorso di quarantena senza fare tampone, perché 14 giorni erano già passati, però loro hanno investito 450 euro per fare 3 tamponi. E questo è per dire quanto il privato su tutta questa situazione ci ha marciato, ecco, direi proprio così, marciato. A cominciare da San Donato, perché San Donato anche sui tamponi ha fatto un business mica da ridere. E niente, questa è la situazione. Non è migliore nelle altre ATS, perché per esempio anche la famosa ATS, quella di Varese, che si chiama ATS in Subria, con la gestione dei tamponi del rientro dell'estero, perché arrivava Mattensa, anche loro si sono trovati inadeguati rispetto all'esigenza del numero di tamponi che devono fare, e sono riusciti a tirarsi un po' a pari, uso questo termine, rispetto alla comunicazione dei tamponi, perché i primi 10 giorni, 15, 20, quindi stiamo parlando dal 13 agosto a metà settembre, c'erano persone che hanno fatto il tampone e dopo 10 giorni ancora non sapevano l'esito, perché in un primo momento la TS in Subria pensava di comunicare via mail il risultato e poi ovviamente non sono stati in grado di gestire. Quindi torniamo forse al 7 novembre e non so, penso che ormai sia arrivato anche il momento di capire che la nostra regione non è in grado di gestire, ma lo vediamo tutti i giorni, no? Con le varie delibere che escono, che è l'ultima, quella di chiudere le secondarie, e così il problema legato ai trasporti si è che bello risolto. Si chiude, non vanno a scuola ancora una volta i ragazzi, e buonanotte. E ci sono state scuole che hanno fatto un grosso sforzo, adesso io parlo per esperienza personale, perché mio figlio frequenta l'ITIS di Lodi, e il protocollo che sarà stato emanato alla fine di luglio-agosto da parte di IUR è stato applicato. E posso dire tranquillamente che a ieri, perché oggi non ho guardato il registro, quindi non so se c'è qualche nuova comunicazione, comunque a ieri su circa 1600 alunni in quarantena c'erano 2 classi, una di queste 2 classi in realtà in quarantena era metà classe, perché l'alternanza della presenza a scuola di TIS è sempre messa in atto per le seconde, le terze e le quarte. Quindi
mi sento anche di dire per chi si è dato da fare, per chi comunque è riuscito in qualche modo a organizzare le cose, si è trovato punito. E anche questa a me ha dato l'impressione che è stata solo una delibera per mandare ancora una volta il messaggio al nostro governo per tutte le varie polemiche, perché insomma mi sembra che la regione Lombardia, insomma, Fontane, Gallera e compagnia bella non si muovono certo nell'ottica di garantire la, come si dice, un livello sanitario alle persone, ma solo in veste politica. Vabbè, questo penso che non sia niente di nuovo, ecco. E quindi non saprei cosa dire rispetto alla proposta che è stata fatta di fare una diffida alla SST, perché non so fino a quando, se verrà presa in considerazione. Sì, però Franca, noi parliamo anche di una diffida di carattere legale, quindi che abbia un valore legale, quindi non solo una diffida così. La proposta era di fare una diffida che abbia un carattere legale, in modo tale che sono costretti in qualche modo a prenderla in mano, ecco. Certo, saranno costretti e ci sono anche i tempi previsti dalla normativa. Non si sente. Parlate vicino al microfono. Ci sono state anche diverse denunce, no? Per le posizioni di confronto della finestra. Ma queste istituzioni chi le tocca? Non lo so, sono un po' amareggiata, anche molto stanca veramente. Sì. Non è che professa a partecipare, poi. Se si può aggiungere una piccola cosa. Però facciamo degli interventi un po' più mirati anche sull'oggetto del documento che abbiamo proposto e le proposte di lavoro. Certo. Vai. Sì, no, dunque, allora io intanto volevo mettere in evidenza, mi è saltato agli occhi un fatto abbastanza diffuso in questi giorni, e cioè c'è una tendenza abbastanza diffusa a molti livelli, a livelli di governo, a livelli di regioni, a livelli di ASS, a governo a livello molto molto diffuso, di dire, insomma, ciò che è avvenuto nonostante si sia cercato di fare quello che si può. E se le cose peggiorano, la responsabilità è di chi non si attiene alle disposizioni. Era il presidente del Consiglio ha rinnovato la richiesta di ulteriori sacrifici. Cosa non è accettabile? Questa cosa è una cosa veramente che, voglio dire, se le difficoltà ci sono state e ci sono, si è pronti a riconoscerli, ma che non sia stato fatto niente o poco è altrettanto. Quindi le rivendicazioni che fa il coordinamento dell'Lodigiano sono più che sacrosante, perché è giusto. Poi tu dici, entriamo maggiormente nel merito del documento. Io sono d'accordo con il merito, con quello che è stato detto nel merito del documento. Mi diceva 33 infermieri assunti, nessuno è stato utilizzato a rafforzare i servizi territoriali che sarebbero stati essenziali per far fronte alla situazione di crisi che si è aperta. Ma hanno coperto al massimo il turno. Le visite, la lista d'attesa sono fuori controllo. Io, pensate, per chiedere una radiografia alla spalla, è vero, mi sono informato, mi mandavano al mese di gennaio. Questi sono i tempi. E poi è vero anche un altro fatto che è stato detto qui questa sera, che cioè che sostanzialmente questa pandemia, questa crisi, questa emergenza ha favorito oggettivamente la libera professione, contro la quale non si riesce a fare niente, non si fa niente.
perché è aumentata, poiché naturalmente c'è una restrizione, non avete, ho sentito dire, recuperato poco o niente di quelle visite e di quelle prestazioni che erano rimaste sotto. Non c'è una sufficiente preparazione, possibilità, ma da parte delle istituzioni in primo luogo, dico, dalle istituzioni, di controllare i cosiddetti protocolli, è vero, i cosiddetti, nei luoghi di lavoro, i cosiddetti documenti di valutazione, no? E quindi possiamo dire lì, se si apre un problema, questo problema viene aumentato da questa impossibilità, da questa difficoltà a venire per bene il rischio, i documenti di rischio e così via. Si predica ancora del distanziamento sociale, delle mascherine, legittimo, giusto, cosa che verrà ottemperata da parte, no, da parte di chi ritiene ragionevoli e giuste. Si devono naturalmente evitare i contagi, però in sostanza non esistono, per esempio, dei luoghi ancora, parlo in generale, dove si possano ricoverare coloro che sono fauci, diciamo, infettati o simili infettati. Non ci sono. Non esiste cioè una predisposizione di posti dove queste persone... Allora, è un fallimento la politica sanitaria, così come da pochi elementi che noi riusciamo a ricavare, a rilevare. Poi possono esserci, da parte mia, delle piste, posso non vedere bene, ma sostanzialmente mi pare che la cosa sia di un'estrema gravità, di fronte a una situazione che sta peggiorando enormemente. Io mi fermo qui. Si chiedono, come dicevo, sacrifici. Questi sacrifici sono stati fatti, ampiamente fatti. Da parte di chi chiede sacrifici non si fa un altrettanto sacrificio, sacrificio dei governatori, dei governanti, per far fronte ad una situazione alla quale si poteva fare ben fronte, perché sono passati dei mesi nei quali praticamente si è vissuti sperando, sono vissuti sperando che non si riprendesse. Adesso hanno preso, e adesso le difficoltà sono serie e impellenti. Scusate. Ok, ha chiesto la parola Enrico Bosani. Sì, ciao a tutti e tutte. Chi mi ha preceduto, gli interventi che mi hanno preceduto, dipingono una situazione che credo che abbiamo tutti sotto l'occhio, e soprattutto fanno capire che, nonostante tutti gli allarmi e gli appelli, nonostante il rischio passato qualche mese fa, nonostante l'esperienza passata soprattutto in Lombardia, da noi nel Lodigiano, nel Bergamasco, tra marzo e aprile, le istituzioni sanitarie e la nostra regione ha fatto passare il tempo senza fare assolutamente nulla. Noi ci troviamo ancora una volta sotto un'ondata epidemica ed ancora una volta mancano le cure di prossimità, manca la possibilità di curare tutti a un livello serio, manca la possibilità di curare e seguire le persone a casa, quelli che si infettano, manca la possibilità di intervenire a verificare che i protocolli di sicurezza siano seguiti nei posti di lavoro, ma anche la possibilità di far sì che la popolazione si senta sicura e sicuramente possa riuscire a continuare almeno nelle normali attività quotidiane che tutti dovremmo fare. E io credo che sia il momento di passare, sia questo il momento di passare dalla fase della denuncia, dalla fase della mugugno, dalla fase della non sono capace di fare niente, alla fase della vertenza, alla fase dell'iniziativa. Per questo io mi trovo nel documento preparato e nelle proposte che da quel documento emergono, perché è importante che si cominci a
incalzare e mettere sotto pressione da una parte la dirigenza, sia sanitaria che politica, del Servizio Sanitario Regionale. Dall'altra parte far sì che le persone ricomincino a rivendicare, pretendere che i propri diritti, prima di tutto quello alla salute, ma non solo quello, quello alla sicurezza, quello alla cura. Noi abbiamo già assistito allo slittamento di oltre un anno di tutte le visite, diagnosi, verifiche, esami e quant'altro. E adesso ci sarà un ulteriore slittamento perché si sta richiudendo tutto e tutto il sistema ospedaliero e sanitario viene virato verso il Covid. Quindi il diritto a potersi curare, il diritto a potersi a poter prevenire le proprie cure, il diritto ad avere una diagnosi e soprattutto una terapia conseguente alla diagnosi seria ed accertata. Pensiamo solo al dramma che stanno vivendo in questo momento migliaia di famiglie con un malato oncologico o con un disabile in casa, praticamente abbandonate a loro stesse. Vorrei inserire un ulteriore elemento che secondo me dovremmo utilizzare e sviluppare, quello della ferocia sociale che questa epidemia ha svelato. Ormai è chiaro a tutti che questa epidemia non tratta tutti allo stesso modo. Se io ho i soldi e sono in grado di far fare alla mia famiglia i tamponi o rivolgermi agli specialisti in modo privatistico, se posso spendere per 4 persone 500 euro per i tamponi immediati con risposta immediata, o ho a disposizione una situazione abitativa che mi permette di poter avere le misure di distanziamento minime in caso di rischio, riesco a superare questo momento in un certo modo. Se non ce l'ho e sono costretto a rivolgermi alle strutture pubbliche, comincia il dramma, perché faccio il tampone e la risposta mi viene data giorni dopo. Nel frattempo io non so cosa fare, a chi rivolgermi. Vado dal medico di base, lasciate assolutamente solo un'altra volta senza presidi, senza possibilità di intervento, senza alcun tipo di collegamento fra di loro, senza possibilità di intervenire veramente sui loro pazienti, e ho difficoltà a poter avere in tempi rapidi la risposta se sono malato o meno, avere in tempi rapidi una risposta nel sapere cosa devo fare e come devo fare. Quindi questa assoluta separazione tra chi ha possibilità economica e può affrontare in un certo modo la situazione e chi non ce l'ha, io direi che deve essere uno dei momenti nei quali dobbiamo, uno dei modi che dobbiamo utilizzare, uno degli argomenti che dobbiamo utilizzare per portare avanti la nostra lotta. Soprattutto credo che sia importante cercare e cominciare a fare delle iniziative subito, va bene anche quella secondo me di mettere in mora la dirigenza sanitaria territoriale, perché credo che sia assolutamente necessario che si cominci a far capire alle persone, ai cittadini e alle cittadine, che non siamo in balia di un potere assoluto che può fare qualunque cosa senza alternativa, che la situazione in cui siamo precipitate è la conseguenza di un sistema e che quel sistema va cambiato in modo profondo. E questo si può fare solo partendo dai territori. Quindi io credo che il documento, con qualche magari breve correzione, qualche puntualizzazione, possa andare bene, possa essere licenziato, si possa portare avanti. Che il primo atto, quello della messa in mora, deve essere fatto e credo anche con la massima pubblicità possibile e che si cominci ad operare sulla base di questo documento cercando di allargare il più possibile la partecipazione, di contattare tutti quei soggetti che si stanno muovendo nei vari territori, su vari territori, sotto gli aspetti sociali e sanitari, su qualunque campo. Penso ad esempio a tutti i gruppi di parenti delle vittime della prima ondata di Covid nella casa di riposo, ad esempio, o restando nel nostro territorio, il gruppo che si sta muovendo per Casal Pusterlengo e altre cose, e riuscire a trasformare questo coordinamento lodigiano in un punto di riferimento per questa quest'area, per questo movimento, capace di dare sia risposte immediate, sia proposte di lavoro e iniziative emergenziali, sia un respiro un po' più lungo a quella che secondo me è una battaglia importante che dovremmo fare per riconquistare un sistema sanitario
veramente generale e veramente pubblico per tutti. Mi fermo qua perché ho detto di fare un breve intervento, ma poi finisce col diventare lungo, vorrei dare spazio agli altri. Però quello che mi premeva a dire è che è necessario cominciare a passare dalla fase di studio e di elaborazione della proposta alla fase di vertenza e di uscita sul territorio con le nostre proposte, le nostre richieste e soprattutto le nostre denunce, che non possono essere sterili o restare fine a loro stesse, ma devono immediatamente diventare strumento vertenziale che possono utilizzarlo anche in situazioni simili altri comitati, altri gruppi di persone interessate a fare lo stesso tipo di lavoro. Mi fermo qui. Ci sono altri? Altrimenti andiamo a prendere delle decisioni, riprendiamo un attimo il corso delle decisioni da prendere, se non ci sono altri che vogliono intervenire. Volevo fare due brevi considerazioni. Negli interventi che ho sentito, diciamo, emerge, non in tutti, nell'ultimo per esempio, che condivido completamente, c'era appunto il discorso della mobilitazione, dell'organizzazione. Però in molti interventi ho sentito una sorta di dichiarazione di impotenza. Quasi che non ci siano possibilità operative concrete. È ovvio che non abbiamo grandissimo spazio, però, per esempio, il fatto di individuare le inadempienze degli organismi preposti alle nostre condizioni di salute e di tradurre l'individuazione di queste inadempienze in azioni che impongono ai soggetti responsabili di corrispondere a ciò che devono fare, questa cosa è, credo, una cosa importante. Per intenderci, nel documento si parla di FIDE, ovvero si intende un'azione che costringa i soggetti che devono realizzare determinati interventi a realizzarli effettivamente. È ovvio che non può essere un dato di fatto immediato, anche perché, per l'appunto, chi dirige le attività sociosanitarie o sanitarie finora non ha mai avuto nessuna azione che si ponesse il problema della verifica della loro attività. Il coronavirus ha reso evidente l'incapacità del sistema di affrontare questo tipo di problematica, che tra l'altro saranno problematiche che nei prossimi anni si riproporrà di nuovo. Perlomeno questa è l'opinione di molti scienziati. D'altra parte, l'Organismo Mondiale della Salute se ne occupa e ha posto il problema delle pandemie come una problematica che deve essere tenuta in considerazione da tutti i sistemi sanitari. Però, appunto, o chi gestisce il sistema sanitario è posto di fronte alle sue responsabilità, e non semplicemente sul piano formale, ma dal punto di vista sociale, cioè se noi non siamo in grado di mettere le persone che devono fare determinate cose nelle condizioni di essere controllate e non li costringiamo ad effettuare queste cose, ovviamente questi scrivono, fanno delle delibere molto, anche per certi versi, diciamo condivisibili dal punto di vista della proposta. Documenti della Regione Lombardia che indicano i percorsi mediante i quali ci deve essere un'integrazione tra la dimensione sanitario, territoriale, quello ospedaliero, eccetera, eccetera, tutte cose che poi non vengono praticate,
Allora, se noi lasciamo che ci sia questo comportamento, ovviamente ci troveremo sempre nella stessa situazione. La logica della piattaforma è proprio questa: individuare le inadempienze, porre le persone inadempienti di fronte alla loro responsabilità, anche eventualmente arrivando al ricorso legale, perché è vero che ci sono già in campo delle denunce, ma il problema è che le denunce spesso riguardano danni immediati e molto particolari, molto specifici. Per esempio, le denunce più esplicite che sono in campo sono quelle dei familiari delle persone che sono morte nell'RSA. Per carità, questo è un importantissimo lavoro decisivo da fare, ma il problema è che bisogna individuare tutte le inadempienze, non solo quelle drammatiche, quelle micidiali, quelle mortali, ma anche le altre, perché poi le altre hanno sul lungo periodo esiti uguali. No? Cioè, per intenderci, che il sistema dovesse dotarsi di due linee operative, una quella ordinaria, quella normale, e l'altra quella straordinaria legata ai processi pandemici, questa questione è aperta da anni. Il Covid è semplicemente un'articolazione di un processo pandemico molto più ampio, che ha diverse connotazioni. Questa è particolarmente grave, era sconosciuta, eccetera, ma il problema c'è, è in generale già presente. Quindi i sistemi dovrebbero essere strutturati così, e così dichiarano alcune deliberazioni regionali o nazionali, ma poi nessuno opera un'azione di verifica o di imposizione. È ovvio che bisognerebbe riformare le leggi generali, ma se non si riesce nemmeno a produrre il rispetto di quelle che sono le determinazioni immediate, e quindi noi dobbiamo smetterla di lamentarci soltanto, e dobbiamo imporre a quelli che hanno violato le norme vigenti perlomeno di fare quelle cose lì che naturalmente non è che avrebbero risolto il problema. Il problema ovviamente ha una dimensione più generale, ma per intanto questi elementi sono importanti. Ne prendo uno solo: il controllo delle condizioni operative in fabbrica. Cioè, qualcuno prima diceva ci chiedono dei sacrifici, e non sono sacrifici alla fine della fiera, c'è il fatto che io cerchi di tenere il distanziamento, che eviti di mettermi... Non so se sacrifici, sono comportamenti per certi versi doverosi, ma se queste cose in fabbrica non ci sono, oppure sono mediate, oppure sono affidate alla discrezione dell'azienda, no? Le commissioni aziendali individuano la responsabilità dell'azienda, ma devono essere trasformate in qualcos'altro. La possibilità di farlo c'è, e bisogna fare questa battaglia. E la si può fare anche dall'esterno delle aziende, perché per esempio il decreto relativo prevedeva la strutturazione all'esterno delle aziende di organismi che coinvolgessero anche i sindaci. E queste cose noi dobbiamo rivendicarle, dobbiamo chiedere che siano organizzate, dobbiamo mettere le prefetture davanti alla loro responsabilità. L'INAIL ci dice che il 20% dei contagi deriva dai posti di lavoro. Tra l'altro il 20% deriva dai posti di lavoro di quelli che sono rilevati dall'INAIL, di quelli che figurano come ricorso alla denuncia INAIL. Ma quanti sono quelli che non vi fanno riferimento? Tutti questi controlli si potrebbero fare, anzi bisogna fare, non si potrebbero, si devono fare, perché la delibera riguardante i controlli e l'applicazione dei protocolli di sicurezza prevede queste cose qua. Noi dobbiamo rivendicarle, dobbiamo porci noi alla testa di questa iniziativa, perché se no semplicemente ci lamentiamo, diciamo che tutto va male, che nessuno di quelli che è responsabile fa quel che dovrebbe fare, punto e basta. Invece no, cioè bisogna snidare questa gente, porli senza pudore di fronte alla loro responsabilità. Il programma della piattaforma è fondamentalmente questo. Non è che nella piattaforma noi diciamo vi risolviamo il problema dei tamponi, vi risolviamo il problema delle liste d'attesa, eccetera. No, noi diciamo sulle liste d'attesa si possono fare delle cose in più, non sono fatte, sono delle inadempienze, perché non solo si possono fare ma si devono fare, sono previste dalla legge,
chi le deve fare, le deve fare. Se non le fa, lo denunciamo. Intanto lo diffidiamo e poi lo denunciamo. Cioè, se questa cosa fosse fatta in tutte le province, in tutta la regione Lombardia, in tutta Italia, la situazione sarebbe sicuramente diversa. Per esempio, il fatto che la fase 2 sia stata presa come una cosa così bella tranquilla, ormai siamo a posto, il virus è fermo, c'è quel cretino che dice che è clinicamente morto, adesso mi piacerebbe piazzarlo lui in mezzo a qualche situazione, di trovarsi intubato per vedere se è clinicamente morto. Cioè, queste cose qua, cioè, hanno creato l'idea che vabbè, ormai ne stiamo uscendo, no, un bel niente, no? E tra l'altro i processi sono tutti in campo e la situazione richiede proprio il massimo di impegno. Noi dobbiamo porre chi ha la possibilità di organizzare un'azione adeguata di prendersi le sue responsabilità, se non se le prende lo denunciamo. Naturalmente poi si possono fare anche tante altre mobilitazioni, si possono fare anche iniziative di carattere più generale. Il coordinamento nazionale per l'appunto ipotizza la presentazione della proposta di legge popolare che sia in grado di ripristinare le condizioni previste dalla prima riforma sanitaria, che appunto aveva delle connotazioni sociali molto più marcate. Non aveva l'idea dell'aziendalizzazione, perché di fatto l'aziendalizzazione significa che la sanità diventa un mercato che ha una sua quota privata, completamente privata, una quota privata convenzionata e una quota privata pubblica, perché poi alla fine della fiera anche l'attività pubblica diventa un'attività aziendale, diventa un'attività che deve essere valutata economicamente. Per esempio sui LEA, per fortuna questa cosa adesso è superata, si è molto dibattuto sul fatto che i LEA dovessero essere garantiti in funzione della loro sostenibilità economica. E quindi se il finanziamento previsto non permetteva la spesa necessaria per un determinato servizio sanitario, questa cosa non si poteva fare. Questo problema adesso è risolto, perché ci sono fior di sentenze che dicono il limite economico non può limitare il diritto al servizio sanitario o alla prestazione sanitaria. Però appunto il problema è proprio questo, cioè che dobbiamo tirarci su le maniche noi, dobbiamo tirarci su le maniche noi, se no non gli altri, non gliene frega una beata fava, figurarsi i privati convenzionati o non convenzionati che ci stanno guadagnando un sacco di soldi. Quindi la battaglia è tra l'altro all'inizio, perché anche fra sei mesi, fra otto mesi, nove mesi ci sarà il vaccino e a quel punto loro signori diranno bon, siamo a posto, la situazione normale è come la normale, una normale influenza, chi si ammala c'è il vaccino e noi non abbiamo più niente da fare. E quindi si ritorna alla situazione pazzesca di un sistema sanitario che è puramente basato sugli affari, sui guadagni e sui risparmi. Invece noi dobbiamo usare questa fase qua per difenderci prima di tutto e poi per cercare di produrre un cambiamento di prospettiva, un cambiamento più generale. Quindi non dobbiamo vederla con rassegnazione, purtroppo non c'è un cavolo da fare, non è vero. Se la vediamo così, siamo anche noi responsabili di chi si ammala, di chi muore, eccetera, eccetera, perché non facciamo quello che è possibile fare, quello di almeno produrre degli elementi di difesa i più efficaci, i più adeguati possibili. Insomma. E io ne ho sentita un'ultima che è, adesso bisognerà verificarla, ma pare che il vaccino per l'influenza che è stato mandato ai medici di medicina generale perché si vaccinino loro e perché vaccinino il personale infermieristico non sia certificato, la sua qualità non sia certificata a livello europeo. La legge europea prevede che i farmaci che non hanno queste certificazioni non possono essere messi in commercio
e i medici di medicina generale dovrebbero vaccinarsi con dei vaccini che non si sa da dove vengono, saranno cinesi o sanno da dove vengono, ma non sono certificati, e dovrebbero poi vaccinare quelli che noi, che io ho 75 anni, ho problemi bronchiali, sono asmatico cronico, bronchitico cronico, e se mi fanno il vaccino cinese o il vaccino, che ne so io, taiwanese o che ne so, magari non affidabile, chi se ne frega. Allora, ci sono dei medici che dicono: noi quei vaccini lì non li utilizziamo perché non sono certificati a livello europeo. Adesso faremo una verifica se è possibile che la Regione Lombardia dia ai medici dei vaccini che non sono certificati dalle norme europee di garanzia dei farmaci. Perché questa cosa sarebbe ancora più grave, o meglio, ancora più grave. Ormai la gravità dei comportamenti folli di queste regioni non si contano più, insomma. Comunque, appunto, o noi li non solo li denunciamo, o che poi spesso non li denunciamo nemmeno, li sentiamo denunciati da qualcuno a livello di opinione pubblica sul giornale o sulla televisione, ma dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo essere noi i primi a mettere i soggetti che hanno creato queste cose di fronte alla loro responsabilità, e se non cambiano, se non producono quelle attività che possono per davvero contenere il processo che ci sta davanti, a quel punto anche passiamo a livelli legali. E ho finito. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Proviamo a tirare, se non c'è nessun altro, proverei a tirare le somme rispetto alla discussione di stasera e rispetto soprattutto alle decisioni da prendere. Cosa dite? Va bene? Se c'è se non rispondete, vado avanti. Vai. Vado. Va bene, va bene. Va bene. Niente, direi che anche l'intervento di Andrea ha messo in evidenza la necessità, Enrico, anche altri, insomma, la necessità che nell'Odigiano diamo struttura a questo lavoro e soprattutto si inizi a rendere operativa la parte più teorica, più di ragionamento, più di approfondimento che abbiamo fatto un po' prima dell'estate, poi abbiamo fatto una conferenza stampa e adesso abbiamo bisogno invece di, anche come diceva Andrea, di utilizzare degli strumenti di pressione, di controinformazione e di evidenziazione delle cose che non vanno, perché i bisogni di salute stanno diventando drammatici, quindi non possiamo stare zitti. La prima cosa che propongo è quella di approvare il documento così come è stato mandato, che è un documento, ricordo, un documento aperto, quindi è un documento di lavoro che verrà modificato nel processo, nel percorso quotidiano, perché le cose che stanno succedendo sicuramente metteranno in evidenza la necessità di modificare, non di modificare l'impianto, ma probabilmente di modificare le proposte, insomma, bisognerà vedere come vanno le cose dal punto di vista della pandemia. E quindi è un documento che ci permette di riconoscerci come coordinamento territoriale, di avere un punto di riferimento e di far conoscere il nostro punto di vista all'esterno. E questo è il primo punto che dobbiamo decidere se siamo d'accordo o non d'accordo.
La seconda cosa è se siamo tutti d'accordo di fare questa lettera di fida che sottolineavo prima, un carattere più vincolante, cioè non è solo un richiamo alla SST, ma un richiamo di carattere legale, una richiesta, una diffida legata al fatto che la SST non ha rispettato la legislazione, insomma non si è permessa neanche di dare una risposta interlocutoria. E questa ci permetterà, anche questa è un'azione di carattere di lotta, insomma, nel senso che anche questo è uno strumento attraverso il quale facciamo pressione sulla SST e facciamo comunque controinformazione rispetto al nostro territorio. L'altro punto che metterei all'ordine del giorno, della decisione, è quello di approvare, non so, in linea di massima le proposte di iniziative che sono state illustrate da Francesca nella sua relazione. Insomma, qui c'è la necessità di essere operativi nei confronti della SST, ma c'è bisogno di dare la sveglia, come abbiamo scritto nel documento, ai sindaci. Perché i sindaci non possono permettersi di stare zitti in questo periodo, in questo momento così drammatico, essendo i responsabili della salute in prima persona dei propri cittadini. E quindi l'idea era un po' di provare a fare delle iniziative di piazza in qualche città del nostro territorio, con striscioni, cartelloni, magari senza essere in tanti, perché non è possibile essere in tanti, ma come testimonianza e come momento di far conoscere il coordinamento, ma di pressione, fare pressione nei confronti della SST e degli organismi dei comuni e delle istituzioni, ma anche far sapere alle persone, ai nostri cittadini, che ci siamo, che possiamo essere un riferimento, che possiamo dare una mano e che comunque in questo territorio non si tace rispetto a quello che sta avvenendo. Su questo, lì c'è scritto, nel documento sono scritte solo alcune indicazioni. È ovvio che bisogna vedere cosa succede con la pandemia, perché se ci dicono state tutti a casa, come ci stanno dicendo in questo periodo, ma lo mettono in maniera vincolante, non si potrà andare in piazza, però finché si può possiamo decidere di fare queste azioni. L'altra decisione è indire una conferenza stampa, come abbiamo fatto le altre volte online, chiamando i giornali locali, per dire un po' l'esito della discussione di stasera e far conoscere la nostra piattaforma. Non so, darei mandato al gruppo di lavoro di fare una proposta formale rispetto alla conferenza stampa, rispetto alle iniziative, e poi ovviamente di metterle a conoscenza di tutti i membri dell'assemblea, come stiamo facendo in questo periodo, insomma, mandando la mail a tutti dicendo la conferenza stampa è questo giorno, faremo queste iniziative il giorno tale a Casale, il giorno tale a Codogno, il giorno tale a Lodi, eccetera. L'ultima questione che non abbiamo visto questa. Non siamo gli unici che nel territorio si stanno muovendo a difesa dei bisogni di salute. C'è un comitato a Casal Pusterlengo, che è quello che si è mosso con grande efficacia fino adesso rispetto al solo ospedale di Casal Pusterlengo, insomma ha fatto una serie di iniziative di piazza, ha fatto dei presidi davanti all'ospedale, è andato in regione, si è fatto ricevere sostenere dal gruppo regionale del PD e adesso avrà udienza presso la Commissione regionale Sanità. Noi abbiamo bisogno di intessere relazioni con chi si sta muovendo nel nostro territorio, perché non possiamo metterci in contrapposizione non tenere conto che ci sono altri che si stanno stanno facendo delle cose importanti, per cui anche qui mi darei il mandato al gruppo di lavoro di intessere una relazione, di provare a intessere una relazione con questo comitato di Casal Pusterlengo e provare a fare delle cose, se non insieme, comunque coordinate.
Io ho finito, provate a dire se siete d'accordo, se procediamo secondo questa logica. Io sono d'accordo. Ho qualche perplessità, vabbè, adesso tu hai parlato della conferenza stampa, va bene, eccetera. Per quanto riguarda i sindaci non ho capito bene, ho qualche perplessità sui sindaci del Lodigiano, se parliamo di quello di Lodi o di quello di Codogno, che ormai è diventata una prima donna, c'ho un po' qualche dubbio, sarebbe una cosa sicuramente da fare. Per il resto sono d'accordo su quello che ha detto Silvana. No, riguardo ai sindaci, il problema non è pensare che se noi li sollecitiamo, loro applaudono e dicono ah che bravi, siamo d'accordo con voi. No, anche i sindaci sono inadempienti. Per esempio, riguardo al controllo del virus nei luoghi di lavoro, il dispositivo del protocollo prevede che si costituiscano degli organismi di supporto alle azioni di controllo, che tra l'altro azioni di controllo che si dice che la prefettura può usare, la polizia locale, i carabinieri, persino l'esercito per effettuare i controlli necessari. E tra l'altro i controlli dovrebbero essere poi organizzati non solo a livello aziendale con le commissioni aziendali, ma con strutture di tipo territoriale, che coinvolgono per l'appunto anche i sindaci. Qual è il sindaco nel nostro territorio che ha fatto, che è andato in prefettura a dire noi vogliamo controllare le condizioni di lavoro delle piccole e medie aziende, che sono la stragrande maggioranza delle aziende che ci sono sul nostro territorio? Perché le grandi aziende, non tutte tra l'altro secondo me, hanno la commissione prevista dal protocollo o dalla legge, perché poi il protocollo ormai è diventato legge. No, quindi i sindaci non è che sono parte terza o quarta, no, sono parte prima, e bisogna dire ai sindaci, quando dico dobbiamo dargli la sveglia, bisogna dire ai sindaci la vostra, voi siete responsabili di questa cosa qua. No, cioè, quindi il problema non è sperare che i sindaci ci diano una mano, no, i sindaci sono una nostra controparte, perché cavolo, se io fossi un sindaco mi sarei mosso, avrei fatto le cose che stiamo facendo noi come coordinamento e avrei cercato altri sindaci per fare queste cose qua. Invece dormono tutti tranquillamente, pacificamente i sindaci, sia quelli di destra, che non ne frega una beata fava, che sono d'accordo con quel che sta facendo la SST o piuttosto con quel che sta facendo la Regione Lombardia, sia quelli che dovrebbero invece porsi alla testa di un'azione alternativa. Comunque, insomma, dobbiamo dargli la sveglia. Cioè, la nostra azione emergenziale deve mettere in moto tutte le responsabilità che ci sono. D'accordo, d'accordo. Non intendevo dire che cercavamo il loro appoggio. Dicevo soltanto che era un ostacolo sicuro, ecco tutto qua. Il problema è che dobbiamo avere ben chiaro in testa questa cosa qua. Cioè, ci muoviamo con una linea vertenziale, insomma. Posso? Sì, sì. No, io sono d'accordo con tutti i punti della proposta operativa, insomma, delle iniziative da fare. Prima nel mio intervento dicevo appunto che abbiamo iniziato a scrivere questo documento quando eravamo ancora nella cosiddetta fase 2 e in pochi giorni siamo scivolati nella fase 3. No? E quindi faccio notare solo un particolare, che però è importante, che ai sensi di quanto previsto dall'ultimo DPCM emanato l'altro giorno, già non possiamo più farla l'assemblea in presenza fisica con eventualmente i componenti degli altri comitati territoriali. Possiamo fare ancora dei presidi in forma statica, quindi presidi per adesso. I presidi che abbiamo proposto in questo ultimo documento li possiamo ancora fare,
ma l'assemblea in presenza già quella è impedita dalle norme dell'ultimo DPCM, quindi quella parte lì va modificata. Però sono d'accordo su tutto l'impianto, ecco. Solo quel particolare volevo far notare. Ok. Eugenio Vicini ha detto che si stacca, ma ha scritto che è d'accordo. Sono altri? Se no andiamo per scontato. Sì, inutile che dica che sono d'accordo. Credo che bisognerebbe spendere due parole, due, sul 7 novembre che è stato citato, per fare in modo che non sia una roba incomprensibile magari per i molti. Se Andrea o Silvana... No, ma c'è Muscolino. Muscolino. Antonio. Antonio vuole spendere proprio due cose per dire l'iniziativa, come è organizzata, come... va in 30 secondi, sarà un'informazione utile per tutti. Non so se è collegato, se no Andrea, io non ho partecipato al gruppo di lavoro. Andrea, dici tu qualcosa, perché penso che Antonio non sia collegato. Sì, ma sicuramente Antonio non è collegato. Perché è collegato nel senso che ha gestito, lui che deve gestire poi tecnicamente il lavoro, cioè per la chiusura, eccetera. Però tenete conto che lui ha praticamente tutte le sere bloccate da iniziative di questo genere. Beh, il 7 c'è la proposta appunto di fare una manifestazione. Anche questa diventa un problema rispetto alla nuova situazione che si è creata. Quindi probabilmente la manifestazione... Andrea, non proposta. Ieri è stato mandato a tutti i giornali e a tutte le radio il comunicato che è sul sito. Io non avevo ancora avuto questa conferma, perché per la cosa era stata indicata nell'assemblea precedente. Comunque, il 7 c'è questa iniziativa, cioè l'ipotesi è di due parole rapidissime: il coordinamento nazionale per la difesa della salute ha ipotizzato un lavoro nazionale che è la legge nazionale, la legge di iniziativa popolare a livello nazionale. Ha proposto delle iniziative di livello regionale, quindi fare delle piattaforme regionali, e delle iniziative di livello locale, la nostra piattaforma territoriale. Nell'ambito regionale si è ipotizzato di fare una manifestazione davanti alla nuova sede, o meglio, attorno alla nuova sede della regione, facendo circondandomi in pratica la sede. Sicuramente questa possibilità con le nuove disposizioni non c'è più, quindi probabilmente verrà fatta una proposta di diversa natura, di diverso genere. E comunque appunto l'ipotesi era questa, cioè a livello regionale, cioè tutti i soggetti che sono collegati e coordinati dal coordinamento regionale avevano discusso di questa cosa nell'ultima assemblea. E per l'appunto adesso questa è stata formalizzata, anche se credo dovremmo riconsiderarla. Ci sarà sicuramente un'altra assemblea regionale nella quale vedremo un po' come fare, come affrontare questo problema qua. Tra l'altro, per l'appunto, questa questione della possibilità di agire di persona potrebbe essere inibita anche rispetto alla proposta che abbiamo fatto, quella di fare dei presidi in 4-5 persone al massimo. Per il momento questo problema non c'è, ma se non si riesce a bloccare per la crescita dei contagi, potremmo trovarci di fronte di nuovo a dei lockdown
che non siano solo parziali o solo locali. Speriamo di no. Comunque, il problema non è che se c'è il lockdown abbiamo finito, non abbiamo più nessuna possibilità, perché la fase 2 è solo rinviata. No? E se nella fase 2, quando avremo superato la fase 3, non saremo in grado di costringere quelli che dovevano fare certe cose, non saremo in grado di farlo e quindi avremo smesso di agire perché nella fase 3 non ci potevamo più muovere, questi non cambieranno assolutamente niente. I nuovi soldi che arriveranno non verranno utilizzati per i medici di medicina generale, per le attività territoriali, ma verranno spesi in operazioni faraoniche di ospedali mega galattici come quelli di cui si parla a Milano piuttosto che a Cremona, eccetera, eccetera. Verranno spesi lì questi soldi qua. Andrà avanti tutta la porcheria che è andata avanti finora. Quindi il nostro lavoro non è che se incontra delle difficoltà oggettive si deve fermare. Dobbiamo tenerlo in piedi a tutti i costi, non c'è alternativa. Se non lo si fa, tutto quel che è successo si ripeterà in sostanza. Quindi consideriamo i limiti, le possibilità. Dobbiamo tra l'altro cercare di fare in fretta con quello che io ho chiamato, che prima indicavo ed è indicato nel programma, nelle cose da fare, dare la sveglia ai sindaci. Bisogna farlo in più fretta possibile, bisogna dare la sveglia anche alla prefettura che ha delle responsabilità impressionanti rispetto appunto ai luoghi di lavoro. Ho finito. Quindi. Non so, esprimetevi così proviamo a dire, oppure se nessuno dice niente procediamo con la proposta. No, Peppo, concordo pienamente su quello che ha detto, che avete detto, la sintesi e portiamo avanti tutto, ecco. Sono pienamente... Ok, grazie Peppo. Usiamo la tecnica di chi taccia consente. Se qualcuno non è d'accordo lo esprima, facciamo così, che se non si esprime nessuno va tutto bene, acconsento, avanti dai. Va bene, anche Nino Bonaldi ha scritto che va bene, che deve lasciarsi perché non ha più la batteria. Ok, va bene. Ok, allora ci prendiamo l'impegno di dire al gruppo, cioè il gruppo di lavoro si prende l'impegno di definire la conferenza stampa, di fare un piano di iniziative, di concordarlo, comunicarlo all'Assemblea in modo tale che tutti hanno lo stesso livello di informazioni nel giro di poco tempo, insomma. Ecco, le iniziative ovviamente, come dicevo prima, andranno processate rispetto a come si comporta la pandemia. Insomma, se dicono che non si possono fare presenze in piazza, bisognerà fare delle cose sui social. Facciamo la diffida di carattere legale nei confronti della SST e proviamo a interloquire con il comitato di Casal Pusterlengo. Se va bene così possiamo. No. Perfetto, direi. Va bene. Mi rendo disponibile per far arrivare a chi di dovere i documenti dopo. Va bene? Perfetto, va bene. Peppo, grazie. Ok. Va bene. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. A tutte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Silvana. Ciao. Grazie anche a te. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao Diego. Ciao. Ciao Silvana.
Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. 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 Non so, Antonio, se...